Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi volevo fare insieme a voi, visto che qualcuno me l'ha anche chiesto, una sorta di piccolo taccuino, qualche pagina da inserire nel Midori o volendo anche nell'agenda d'anelli, formando delle pagine coi fuori come tutti voi che avete agenda d'anelli sapete fare. Ma in questo caso lo farò per il Midori con degli stickers fai da te. Sapete che mi piace il fai da te, non so se lo sapete, l'avete capito. ho pensato a questa cosa qui anche per un sistema di simboli, per andare a evidenziare le cose da fare, l'appuntamento da ricordare, eventualmente simboletti un po' più evidenti rispetto magari al quadratino che io sono solita fare con la penna. Allora, io giù in cucina, per farvi vedere anche un po' come recupero le cose, giù in cucina ho una scatola delle brioche all'interno della quale ci schiaffo tutte le cose che mi piacciono, dei ritagli magari del mulino bianco, brioche, queste cosette qui che sono sulle brioche dell'Eurospin credo, o bustine di tè, o anche queste qui. Questo è della Solidal ed è il tè. Proprio io stacco la bustina e tengo, veramente ho appena iniziato perché l'ho visto in un video delle americane e quindi lo ripropongo sotto questo formato qui che adesso andremo a vedere. Insomma, tutte adesso queste sono grosse, non so neanche cosa me ne farò, però mi era piaciuta l'immagine e tengo tutto, questa intramontabile la tengo sempre. Ma non c'entra niente con quello che adesso andiamo a fare, questo. Quindi adesso ho questo materiale qui, magari altri simboli che farò a pennarello o a matita a seconda di cosa mi sembrerà. Poi vi ci andrà, se vorrete, se l'idea vi piace o vi è ispirato, comunque vi ci andrà della carta forno, vari formati di biadesivo. Allora, lo so che normalmente gli stickers che si trovano su YouTube, ma non solo, nel senso c'è anche il sistema del biadesivo sicuramente, non è una mia invenzione, di solito lo si fa con questo scotch largo, questo ritaglietto lo si mette sopra lo scotch ritagliandolo e poi se ne fa una lastra sopra. Dopodiché penso che si utilizza subito o si debba usare comunque della carta forno. Tanto questi tipi di scotch costano comunque più del biadesivo. Se andiamo dai cinesini, il biadesivo questo qui costa 1 euro e di stickers ce ne facciamo tantissimi. Magari non ce l'avremo, non tanti di voi ce l'hanno in casa, ma è veramente facile, di facile reperibilità, tranne questo. Ossia, io non andrò a fare adesivi grossi, stickers grossi, quindi mi basteranno questi due formati. Ma bando alle ciance e costruiamo subito l'inserto, quella sorta di inserto da infilare nel midorino. Andiamo sul tavolo da lavoro. Allora io userò questa carta qui per fare la copertina perché la voglio molto sottile, quindi niente, utilizzo semplicemente, tengo anche queste zigrinature, cerco di tenere anche la scritta Yankee Candle, anche se sì, magari la tengo più in così, così la parte frontale si vedrà almeno il barattolino.
vado ora a segnare il ritaglio per i miei inserti con carta forno. Allora, un ritaglio è questo, ma anche questo. Cioè, mi sono fatta una pagina intera e poi ho riutilizzato i ritaglietti in modo da non sprecare foglietti. Quindi li devo sovrapporre in modo da riuscire a cucirli bene insieme. Penso che possa bastare tutto questo per degli stickers. Se a voi non basta, potete fare più pagine. E adesso vado a cucire tutto insieme. Allora, così, questa è l'idea. Nella prima pagina metterò i simboli, no? Quelli che vorrò più a portata di mano. Qua ho fatto due taschine per irrigidire leggermente, non è tanto spessa, no, è molto morbida, però almeno un po' più consistente avendo queste striscette così qua, decorerò. Allora, vedete, l'idea è questa. Adesso devo vedere, magari questi qua dovrebbero già essere dei simboletti, non so se ne farò ancora. Quindi metto da parte questo, così li posizionerò man mano che troverò il senso. Poi io presumo che questa carta forno si raddrizzerà mettendoci gli sticker sopra. Ok, adesso vado a comporre le mie freccette. Quello là è per le cose molto urgenti, questo. Adesso faccio ne faccio uno semplicemente per una sorta di to-do da barrare. Non so se qualcuno di voi ha acquistato questa rotellina da Tiger, passa moltissimo i fogli.
fare questo lavoro dovrete mettere le forbici un po' a bagno nell'alcol. Allora, poi la cosa più divertente adesso è che anziché avere il classico simple di washi tape, io me lo voglio fare qua. E quindi mi prenderò tutti i miei washi tape preferiti. Timbrate molto semplicemente le ritaglio in questo modo, volendo si possono colorare ovviamente, dipende dal tempo che ci vogliamo mettere, ecco, e dai nostri gusti, no? A me piace molto semplice, anche perché facilmente sono cose che vanno su delle decorazioni già fatte. Quindi non starei proprio a fare grandi cose. La decorazione è già fatta, a meno che non decido di farla proprio usando questi. Io li faccio più per, non so, quella magari quel momento che c'è uno spazio vuoto dopo che si è scritto tutto quanto, magari allora fa piacere avere pronto e a portata di mano un decoro di questo tipo. Allora, ovviamente non è una cosa che si fa in 5 minuti questa, direi, e ci va proprio dedicarsi un attimino, soprattutto la prima volta, nel senso quando si inizia questa cosa. Dopodiché io conto di tanto in tanto rinforzarlo, ecco, senza stare lì a aspettare che finiscano completamente, perché sennò poi sicuramente scappa la voglia. Yeah. E dunque, quello che ho notato è che i washi tape non attaccano benissimo sulla carta forno. Sicuramente gli altri, i deco tape, quelli lì, quelli lucidi, quelli sì. Ovviamente, ma quelli in carta non tutti aggrappano bene sulla carta forno. Ve lo faccio vedere bene, conto di rinforzarlo comunque nei prossimi giorni senza passarci l'intera giornata, ecco, da adesso in poi sicuramente si fa più in fretta. Vi faccio vedere. Allora, l'ho messo in questo midori ovviamente e l'ho messo al fondo nella cartellina. Ho pinzato perché per quel motivo lì. Spero che il washi si appiccichi ancora un po'. Allora, come avete visto, ho messo anche dei cosi qua, questi qui, le emoji. Poi ho fatto questi simboli e questi sticky note, così li avrò a portata di mano e si attaccheranno completamente, perché non li uso altrimenti, li uso tutti appiccicati. Questi non li ho fatti perché sono assurdi. Poi vabbè, come avete visto, ho ritagliato, queste sono fotocopie di stickers, quindi dietro ho messo solo un pezzo di biadesivo senza riempirlo completamente, quindi è abbastanza comodo. Appunto, i fiorellini, avete visto, mi sembra. Questi qui sono ritagli di giornali. Boh, li avevo tenuti, sono 60 anni che sono lì, alla fine. Forse è l'unico modo per utilizzare le cose. Non so come, ma sono lì. Fiori, ok. Avete visto le bustine del tè e le brioche. Ho tenuto un'immagine intera qui e suddivisa l'altra. E adesso qua andiamo vicino ai washi tape, ho paura che... Allora, poi ho iniziato con i francobolli, ritagliandoli, però non ho finito perché
ci andava veramente tanto tempo, domani magari rinforzo un po'. Queste sono le bustine del tè, le etichette delle bustine del tè che le americane mettono un po' come segnapagina, fanno uscire solo questo piccolo spago e comunque decorano un po' la pagina. Adesso magari quello delle tisane è un po' più carino. Allora attenzione, arriviamo, già vedo che si è sghirgolato. Non tutti i washi tape attaccano, ecco. Allora questo qua ad esempio attacca benissimo. Ho messo le piumette, i simple, non si chiamano i simple, eccolo. Allora, siccome non tutti i washi tape attaccano, ho dovuto far diversamente. Questo qua regge abbastanza, e quindi per adesso lo lascio lì. Gli altri ho dovuto staccarli e metterli tutti insieme in una striscia. In questo modo stanno attaccati e in questo modo si potranno comunque, potrò comunque utilizzarli. Altrimenti staccherò tutto e avvolgerò tutto come su un pezzettino di acetato o di qualcosa, di plastica comunque, e come i normali simple. Qua anche ho fatto la stessa cosa, gli altri rimangono attaccati, va a capire. Poi qua ho staccato a quadretti quel washi che si ripeteva sempre l'immagine, questo qua. Ok. Questa qui era una striscia delle carte di toga, quella che sta sotto. Da una parte c'era scritto toga, c'era la pubblicità, dietro c'erano questo spartito. Mi è piaciuto tantissimo e l'avevo tenuto. Ho pensato di metterlo qua. Idem, questo era uno strappo di una fotocopia degli stickers. Tengo tutto e uso tutto. Qua manca ancora qualcosina, provvederò. E qua c'è questo magnifico washi tape che sta perfettamente attaccato, quindi l'ho tenuto. Qua ci sta ancora qualcosa. E per il momento tengo, guardate che uso anche io le clip adesso. Per il momento lo tengo così, qua dietro, se non è fastidioso proprio sull'ultima parte. Nel frattempo Babbo Natale ha fatto l'ordine per il mio olive. Ok, non vi tormento più con l'olive. È molto bello anche prelevare delle immagini proprio dalle riviste. Quando vedete delle immaginette piccole, strappate la pagina, tenetele da parte, poi adesivo e almeno io lo farò. Non leggo tante riviste, non ho tante riviste sotto mano, ma ho proprio qualsiasi cosa che contenga un'immagine, io ritaglio, tengo e sicuramente finiranno nel taccuino dedicato agli stili. Ok, io spero di avervi dato qualche idea. Non dico di fare che questa sia una splendida idea, ma magari vi ha suggerito qualcos'altro, magari anche di più pratico. E se l'ho fatto, parlatemene pure. Io, come al solito, vi ringrazio di aver guardato questo video e ci vediamo ad un prossimo. E vi mando il mio solito mondo di baci e tanta positività. Ciao a tutti!